via Mazzini ieri pomeriggio ha cambiato aspetto, identità. Da via bella ma poco frequentata di Ravenna, via di passaggio per raggiungere i punti più centrali della città, è diventata una via di passeggio. Musica, danza, bancarelle di artigianato artistico hanno ridato vita a questa zona di Ravenna, grazie al progetto Via Mazzini, la via degli artisti, organizzato dall'associazione Noi per Ravenna. Com'è nata l'idea di valorizzare in una maniera così particolare, rendendola colorata, rendendola piena di vita, questa via, via Mazzini, bellissima ma poco vissuta dai ravennati? Sì, l'idea segue la nostra linea guida del nostro gruppo Noi per Ravenna, quella di valorizzare ogni via della città, quindi all'avviso nostro e non solo, via Mazzini è una tra le vie più belle di Ravenna, non solo per quanto riguarda i cenni storici, ma bensì anche per tutto quello che può offrire, dai commercianti a determinate strutture. È nata come tutti i nostri progetti, mettendoci a tavolino, ragionando con criterio e capacità, ci siamo riuniti, io sono innamorata di questa via, abbiamo contattato i commercianti, li abbiamo ascoltati e ci siamo resi conto che effettivamente, essendo sì una delle vie più belle, tra le più belle perlomeno, però non viene fatto quasi mai nulla. Quindi ci siamo sentiti di prenderci la responsabilità di farci qualcosa. E questo qualcosa coinvolge non solamente i commercianti di via Mazzini, ma anche gli studenti del liceo artistico, oltretutto un liceo vicinissimo a questa via. In che maniera li avete coinvolti? Ah beh, li abbiamo coinvolti molto semplicemente, lo dico con trasparenza, all'ultimo. Io sinceramente non avevo pensato a questo, ci hanno contattato loro perché hanno visto l'importanza e il lavoro importante, comunque mi ripeto, del gruppo, e abbiamo avuto degli scambi per quello che si poteva fare, gli abbiamo dato giustamente uno spazio e sarà l'inizio di una collaborazione. E invece da parte dei commercianti che risposta c'è stata? Beh, io lo sto dicendo a tutti, è la parte che mi ha stupita, sono sincera, mi ha arricchito questa collaborazione. Spesso e volentieri io collaboro e ho a che fare, condivido progetti con i commercianti e mi rendo conto che, anche se non volendo, molti di loro sono spenti, vuoi un po' per il periodo di disagio e di difficoltà, non tutti hanno l'entusiasmo che io ho trovato in via Mazzini. In via Mazzini ho trovato un grandissimo entusiasmo, bellissimo, che mi ha dato vivacità ancora di più di quella che ho, e una grande collaborazione, hanno aderito al 100%. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.